mettere in contatto un mondo, quello delle imprese, con un altro mondo, quello della scuola, che hanno dei linguaggi diversi. Senatore, l'abbiamo ascoltato, è questa una delle possibili soluzioni per combattere la disoccupazione giovanile? Ma certamente è un buon inizio, anche perché noi riteniamo fondamentale queste figure di intermediazione tra scuole e università da un lato e imprese dall'altro lato, a tal punto che noi nel nostro reddito di cittadinanza abbiamo proprio in maniera strutturale questa figura del tutor, quindi inserito proprio all'interno dei servizi per l'impiego. Parliamo di tempi, quando la prima tappa e quando le prime assunzioni? Io penso che la prima tappa sarà all'inizio del prossimo anno scolastico, ovviamente le assunzioni partiranno prima, i corsi di formazione partiranno prima. Come è possibile, magari anche ipotizzando nuovi fondi, parlare di contratti magari a tempo indeterminato o di altre tipologie contrattuali? Noi riteniamo che i fondi devono essere assolutamente cercati in tutti quegli sprechi che normalmente lo Stato fa, e ripeto e ribadisco, quando si vuole i fondi si trovano. Filo diretto.